Dunque, faccio questo brevissimo video per segnalarvi un trucchetto sulla maglia alta in costa. Allora, la maglia alta in costa sappiamo tutti come si fa: si prende il filo e invece di infilare l'uncinetto sotto tutte e due le maglie, si infila solo sulla maglia dietro, in questo modo. Vedete? E fate la maglia alta. Che succede? Che si verifica questo fenomeno comunque, che si può creare un buco. Oddio, andando avanti poi nella lavorazione, questo effetto del buco si minimizza. Vedete, già facendo quella dopo si vede molto meno. Però se volete avere una maglia alta in costa molto salda e non cedevole, perché non si sbrillenta, quando voi andate a infilare l'uncinetto, lo infilate non solo qui, ma anche nella maglia che sta, vedete questo occhiello dietro? Anche questo. Se voi la fate così, vedete che il buco non si crea e che la maglia, pur essendo in costa, non è cedevole e non si slenta. Quindi prendete il filo dietro e anche l'occhiello subito dietro qui. Ecco qua. Questo ve lo volevo segnalare perché quando faccio i lavori in costa, a meno che non voglio ottenere apposta un effetto più lento, in genere io faccio la maglia alta in costa prendendo anche l'occhiello dietro la maglia. Ecco qui. Spero di esservi stata utile. E ci vediamo al prossimo video.